Grazie. Grazie, 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 grazie. No, oggi l'unico protagonista è un altro evangelista e si chiama Marco, non è Matteo. Quindi l'unico protagonista della giornata è Marco. Qualche breve riflessione. La prima, complimenti a voi Liguri. Lo dico da segretario della Lega e da Lombardo perché nel 2023 la prima regione italiana per creazione di nuovi posti di lavoro, la regione italiana che ha aumentato del 72% i suoi posti di lavoro è stata la regione Liguria. Quindi grazie agli imprenditori, grazie agli operai, grazie ai professionisti. In piccola parte grazie anche alla politica che evidentemente non ha rotto le scatole a un tessuto sociale che andava avanti. Tante cose le abbiamo già sentite, è inutile ripeterle perché qua c'è un pacifico esercito che da oggi a lunedì pomeriggio deve andare a ricordare a chi non vota che chi non vota ha sempre torto, chi non vota perde, chi non combatte perde. Quindi qua è importante che fino a lunedì, magari con l'ombrello in mano, tutti siano operativi. Basta entrare a Genova dall'autostrada per vedere cosa sta cambiando, però fra le tante cose che ho sentito, la diga, la gronda, il waterfront, il palazzetto dello sport, ricordo un impegno che ci prendemmo con Marco Bucci e con l'allora governatore Giovanni Toti, e lo ripeto ai giornalisti, se siamo qua è grazie anche alla gestione di Giovanni Toti e 9 anni di buon governo del centrodestra in Liguria. Non c'è niente da cancellare. Ricordo quando andammo a Begato, alla diga di Begato, promettemmo la riqualificazione dopo decenni di quelle case popolari. Ovviamente i residenti erano scettici perché pensavano, guarda che qua tornano gli ennesimi politici che sotto campagna elettorale ci promettono che ci daranno una casa nuova. Se adesso andate a Begato vedete i cantieri aperti perché ci saranno 60 nuove case popolari per i genovesi che hanno bisogno. Assegnateli in fretta prima che arrivi la Salis in zona, quindi... che lì non si sa mai, perché c'è una strana concezione del diritto alla casa da qualche parte. Però uomini di parola anche nel momento del dramma, e io ringrazio tutti i partiti, non di centrodestra, ringrazio tutti i partiti dal centrodestra al centrosinistra, escluso pochissimi, che come ci eravamo impegnati a fare dopo 3 legislature che erano andate a vuoto, hanno approvato il disegno di legge per il rimborso alle famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi, perché era un impegno che ovviamente non riporta in vita quelle 43 vittime innocenti che chiedono giustizia e meritano giustizia, questo sia ben chiaro, però abbiamo mantenuto un altro impegno. È fondamentale che Marco si occupi bene di Genova come ha fatto in questi anni in tutti gli altri 230 passa comuni che io ho incontrato, che ho visitato in parte, incontrando i sindaci, i parroci, le maestre d'asilo in questi giorni, dagli interni, da Isola del Cantone, Roncoscrivia, Torriglia, c'ho il bagagliaio pieno di canestrelli di Torriglia, anzi alla fine magari ne distribuisco un po', e Zuccarello piuttosto che l'Albenganese. È importante vincere in tutte e 4 le province. A Orlando lasciamo la vittoria nella 5ª provincia, in quella di Edoardo Bennato, la provincia che non c'è. Orlando domenica in una provincia vince, fra Cuneo e Nizza, avranno la maggioranza assoluta oltre Alpe, però sarà una soddisfazione per loro. Fatemi dire che qualche campagna elettorale l'ho fatta, questa è stata una campagna elettorale positiva, propositiva, dove quasi tutti hanno fatto le loro proposte per la Liguria che sarà, in questa sala ma anche in altre sale. Non commento gli altri, permettetemi solo 10 secondi di pena umana, di miseria umana, non di critica, di compassione per quelli che hanno usato come argomento politico la salute di Marco Bucci. Piccoli uomini, piccoli uomini. Piccoli uomini, e non cito Leonardo Sciascia, però sarei meno educato di Leonardo Sciascia. Ringrazio, e vado verso la chiusura,
Ringrazio anche l'informazione locale ligure. Ringrazio le TV locali, da Primo Canale a Telenord, i giornali locali come Il Secolo, alle radio locali, Radio Babboleo fra le altre, perché se avessimo aspettato le grandi televisioni nazionali la Liguria non sarebbe esistita. La Liguria per qualcuno a Roma non esiste, non esistono i liguri, domenica non si vota ed è una vergogna, è una vergogna. Vi ricordate ad esempio quando votarono gli amici sardi? Settimane di trasmissioni televisive sulla Sardegna, sull'Abruzzo, sul Molise, giusto? Viva la Sardegna, viva l'Abruzzo, viva il Molise. Avete visto mezza trasmissione televisiva, mezzo dibattito, mezzo talk show, mezzo confronto su quello che accade domenica e lunedì fra Imperia, Savona, Genova e Spezia? Probabilmente le spiegazioni possono essere solo due. O qualcuno ritiene che meno gente voti meglio è, perché conta di più il voto di quelli che vanno a votare per interesse e per clientela, ed è possibile, oppure hanno parlato di Regione Liguria per mesi, fino a settembre, ve lo ricorderete, giugno, luglio, agosto, settembre, pagine di giornali, enciclopedie, speciali, dibattiti televisivi, poi basta. Probabilmente non si può dire, però è un ragionamento che io, uomo di campagna, posso fare. Anche loro hanno visto i sondaggi, anche loro sanno come va a finire, quindi dicono: se ne parliamo poco prima, ne parleremo anche poco dopo, quando vinceranno Marco Bucci e il centrodestra. E io penso che sia la spiegazione più plausibile. Però grazie all'informazione locale che fa veramente servizio pubblico, e ci aggiungo anche la TGR per stare anche in casa Rai. Venendo qua, e mi unisco ad Antonio, sono passato davanti alla sede della Guardia Costiera, Giorgia li ha ringraziati nell'intervento in aula, grazie alle donne e agli uomini della Guardia Costiera, grazie alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine. Chi domenica sceglie la Lega e il centrodestra, sceglie le divise, senza se e senza ma, perché nessuna persona per bene ha paura di una telecamera in più, di un poliziotto in più o di un controllo in più. Però anche questo da dire di questi tempi è strano. Poi però la gente sa da che parte stare. Penso al poliziotto che si è difeso a Verona e ringrazio i 120 commercianti e ristoratori che stanno raccogliendo le spese per pagargli le spese legali. Perché ovviamente è l'extrema ratio, però non penso che nessun uomo e nessuna donna e nessun padre di famiglia in divisa usi l'arma per difendersi se non fosse assolutamente costretto a farlo, e quindi prima di attaccare qualcuno che rischia la vita per salvare una vita bisognerebbe pensarci più di una volta. Un accenno alla politica nazionale, perché io in queste settimane ho detto ai giornalisti: ma quindi la Liguria è un laboratorio nazionale, un test nazionale? No, la Liguria è la Liguria. Noi non usiamo la Liguria per fare esperimenti scientifici, anche se a giudicare da quello che il brillante Campolargo aveva usato come laboratorio, gli sono scappate le cavie, perché a giudicare dal rapporto amorevole fra Conte e Grillo e fra Renzi e tutto il resto del mondo, il Campolargo si è ridotto a una partitina di burraco, ma a due, a un solitario sostanzialmente. Però lasciamo perdere. Un riferimento al centrodestra. Siamo realtà diverse, con storie diverse, con culture diverse, con un obiettivo comune, con un destino comune. È fondamentale che tutti coloro che sono in questa sala, perché poi è chiaro che da stasera a lunedì c'è la corsa alla preferenza, c'è la corsa a questo simbolo, c'è la corsa vado in tabaccheria domani e se trovo i volantini di un altro candidato me li metto in tasca e ci piazzo i miei, e poi ne arriva un altro e li tolgo e ci piazzo i miei. L'importante è che alla fine non passi uno del PD, perché se alla fine del giro noi ci togliamo i nostri volantini poi rimangono gli altri, è un problema. Una frase che adotto come mio modus vivendi in questa coalizione in cui mi trovo assolutamente bene, e l'ho letta in un libro che sto leggendo, che riguarda il genocidio degli armeni del 1915, i 40 giorni del Mussadag, l'ho scoperto per caso, di Franz Werfel, e in questa frase che secondo me è quello che noi come centrodestra stiamo portando avanti, è che
Sì, mi sto dando un tono di cultura, sai, quelli della Lega leggo, lo dico per i giornalisti, quelli della Lega leggono anche dei libri e oltretutto li capiscono, li leggono e li capiscono. Meno è degli intellettuali di sinistra, meno, molto meno, però il problema non è la quantità di libri che leggi, è quanto capisci dei libri che leggi. Perché uno può leggersi anche l'elenco telefonico dalla A alla Z, però diciamo che... E quindi questa frase, citazione dotta, è che però vale anche per le giornate di oggi, perché provano a dividerci. Anche qua, anche all'ingresso, anche all'uscita, e però la Meloni, e però Tajani, e però Lupi, e però Bucci. Ciò che accade al singolo accade a tutti. E quindi... Vale per gli avversari sicuramente, perché gioire dei problemi degli altri no. E noi siamo diversi culturalmente, umanamente, non dico superiori, Dio me ne scampi. Siamo diversi e quindi io mai nella vita penserei di sconfiggere un avversario politico non con le idee, non con il consenso, ma coi tribunali, coi giudici e con gli arresti. Questo lo lasciamo ai compagni come atteggiamento. Questo lo lasciamo ai compagni. Però è fondamentale che tutti, non dico i vertici, non dico i ministri, non dico i parlamentari, però tutti, anche i semplici militanti, anche il consigliere comunale di Chiusa Vecchia piuttosto che della Val d'Aveto, l'importante è ricordarci che ciò che accade oggi al singolo può accadere domani a tutti, quindi non dobbiamo mai sfilacciarci, perché siamo scomodi. Se siamo compatti, se siamo uniti, se non siamo ricattabili, se non abbiamo un prezzo sul cartellino e se abbiamo le idee chiare, noi non governiamo la Liguria e il paese per i prossimi 5 anni, noi governiamo la Liguria e il paese per i prossimi 30 di anni, perché non siamo in vendita. E poi è fondamentale, lo diceva Marco, come dice lui, rubrica WhatsApp. Piove oggi, domani, domenica. Rubrica WhatsApp. Ciascuno di voi, ciascuno di noi ha amici, parenti, colleghi fra Imperia e Spezia, passando per Genova e Savona. Rubrica WhatsApp e per evitare l'ansia dell'ultimo voto, rubando uno degli slogan di un altro signore che è in campagna elettorale, però voterà non domenica questa, ma martedì quell'altro, ed è un voto abbastanza rilevante anche quello. È fondamentale che si vinca in Liguria, dal mio punto di vista sarà anche importante che le elezioni negli Stati Uniti del 5 novembre vadano in una certa maniera, non dico come, lo lascio alla libera interpretazione del singolo, se no metto in difficoltà l'amico ministro degli esteri. Sarei indeciso per chi votare negli Stati Uniti, devo leggermi i programmi, però lo slogan di uno dei due si attaglia a quello che Marco ripete per Genova: per evitare furbate dell'ultimo giorno, too big to rig, cioè troppo grande la vittoria per poter essere messa in discussione con trucchi e trucchetti ai seggi. Too big to rig, quindi che nessuno rimanga a casa. E poi lo ripeto, come ho detto ai giornalisti, io sono per il libero pensiero, per la libera manifestazione, per la critica nei limiti ovviamente del rispetto. Mi hanno chiesto che cosa guarderà in televisione domenica sera. Domenica sera spengo la televisione e per 2 ore mi ascolto Fabrizio De André. Viva la Lega, viva Marco Bucci e viva la Liguria. Salutiamo e ringraziamo per il suo intervento Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega.